Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove mi vedrete un po' bruciacchiata, però piano piano sto guarendo. Per raccontarmi i miei, allora, ho fatto... Scusatemi, mi sono tagliato il fradito. Allora, a parte la bruciatura che vedrete in un video precedente o dopo, non lo so, perché dipende come programmi i video. Ripeto, tutti i video sono preregistrati. Adesso edito Core Red Princess, solo Lily, solo il martedì e il giovedì. Mentre invece con Sara SMR, che è il mio secondo canale, che lo date sempre giù, se non lo date giù perché mi sono dimenticata la descrizione, ma lo trovate sui miei canali comunque, è il mio secondo canale dove faccio solo SMR. Ripeto, per l'ennesima volta, allora, non faccio video sponsorizzazioni, questo è un video aggiornamento. Allora, io non faccio video sponsorizzazioni senza giusta causa, mettiamola così. Cioè, una volta le facevo per concorso, nel senso rispondete alle domande, vi sponsorizzo, rispondete a qualcosa, cioè, erano comunque dei contest per vincere sponsorizzazione. Adesso le faccio in collaborazione, sono delle collaborazioni che comunque io do a una persona da me, collaborazione. E in cambio io appunto avendo un canale ormai di quasi 1400 qualcosa cristiani, sponsorizzo appunto sul mio canale. Quindi non mi chiedete molto spesso, Sara, poi tra l'altro sconosciuti che non so chi siano, please mi sponsorizzi, fai un video su di me. Ragazzi, no, non funziona così. Allora, non lo faccio nemmeno con persone con cui ho dei gruppi e o sono amica da tantissimo tempo. Se volete fare una collaborazione con me, o come mi hanno chiesto delle ragazze che sono SMR artist, di fare dei video con me, va benissimo. Oppure facciamo lo stesso video e mettiamo sotto i nostri link, ci mettiamo d'accordo. Ma prima cosa non mi contattate su YouTube, scrivendomi sotto, quasi elemosinando, manco avessi 50.000 iscritti, mi scrivete non sotto, please ti prego aiutami, ti prego fammi salire, manco fossi la debandata. Mi scrivete su Instagram, ci sono tutti i miei social sul canale, li trovate, Instagram, Facebook, quello che volete voi. Piuttosto mi scrivete e io vi contatto in qualche modo, o con Facebook o TikTok, c'ho tutti i social di sto mondo, preferisco Instagram, mi contattate e mi dite: guarda Red, sono la ragazza che ti segue su YouTube, per caso potresti fare una collaborazione o mi parlate quello che volete, perché purtroppo io non, è da un anno, ma forse anche un po' di più, che non ne faccio più, perché comunque non rendono, non servono a nulla. Sono contest dove comunque alla fin fine erano fine se stessi, non servivano a nulla. Cioè, li preferisco farli io bene, fatti per persone che meritano. Li facevo tempo fa, però comunque li lascio lì perché comunque non li cancello. Però preferisco farli perché comunque la persona lo merita. Infatti, ho fatto l'ultimo contest che ho fatto nella mia nuova normativa del canale, che ho cambiato anche varie cose. È stata una mia amica che si chiama Giulia che fa le unghie. Che non è una youtuber, è una ragazza che sono stata io a dirglielo, visto che comunque siamo amiche da tanti anni e tutto il resto. Se potevo riprendere la mente mi faceva le unghie e sponsorizzarlo sul mio canale, dove ho lasciato la sua pagina, e se lascerò anche la sua pagina Instagram, perché adesso ho aperto anche una pagina dedicata solo alle unghie, se riuscirò gliela aggiungerò al video come aggiornamento, e boh, tutto qua. Stessa cosa farò presto per un ragazzo che aveva aperto appunto un account su Instagram. Sono sponsorizzazioni che io metto d'accordo perché hanno un senso. Non è che io sponsorizzo una persona a caso, tanto più se la persona fa contenuti che a me non me ne frega un cazzo. Detto proprio sinceramente, va contro i miei principi. Faccio un esempio. A me non piacciono, scusami se mi metto così, a me non piacciono i canali che fanno video troppo spinti. Nel senso, trattate così, riesco a spostare la testa senza far cadere tutto, ok. Video dove trattano di politica, di malattie, cioè li segue per carità, però io come in prima persona riesco alcuni argomenti non trattarli. Quindi quando la gente mi chiede parla della mia malattia perché è rara, parla di questo, io ho determinati argomenti che riesco a non parlarne. Perché uno, non so, non ho io questa malattia, non mi sento in dove, in, non mi sento, non in dovere, non mi sento proprio a mio agio parlarne, perché non ce l'ho, quindi no. Cioè, finché mi si tratta di sensibilizzare il gruppo comunque LGBT che volevo fare appunto il video, o sensibilizzare il fatto di non essere di comunque contro il razzismo,
sensibilizzare il fatto che comunque è successo, penso su YouTube da pochi giorni, che hanno associato una persona che era omofoba, che una persona che comunque è omofoba, ha detto in un canale di un ragazzo che evidentemente comunque è bisessuale o gay, non lo so, che l'essere gay non porta nessuna conseguenza perché sono loro che scelgono di essere così. Comunque non voglio adesso aprire un dibattito sull'omofobia, però sono temi che comunque io mi piace portare, anche se comunque creano polemiche. Perché molti mi dicono, ma tu porti solo quello che vuoi tu. Sì, il canale è mio, porto quello che voglio io. Sì, infatti. Per me il tema dell'omofobia o il tema del razzismo o il tema magari delle persone disabili, per carità, lo posso anche portare, però essendo che in prima persona non sono nessuna di queste cose qua, perché comunque molti mi hanno detto, ma se tu non sei lesbica, non sei gay, che cosa lo fai a fare? Non c'entra nulla. Anche se io sono eterosessuale, non vuol dire che devo sputare sulle persone che comunque hanno questo problema. Come anche il fatto, c'è un esempio, io non sono razzista, cosa vuol dire? Cioè, possono fare i temi solo i neri? Non capisco la cosa, cioè devo essere straniera per fare un video contro il razzismo, tanto più perché sono italiana e in Italia ormai siamo ormai una comunità multietnica, posso fare benissimo un video contro il razzismo. Ma non è solo il razzismo o l'omofobia o qualsiasi altra cosa, siamo nel 2020 e ancora guardiamo queste cose, quello che mi fa schifo. Cioè, dobbiamo andare oltre. Capisco che ci sono molti pregiudizi sulle persone, magari, perché no, soprattutto Torino, ci sono delle zone dove della gente poco raccomandabile, mettiamola così. Non per forza tutte le persone che sono stupratori seriali o persone cattive devono essere per forza non italiane, perché vi posso assicurare che c'è anche il pedofilo italiano, c'è anche l'omicida italiano. Però, come c'è italiano, c'è anche lo straniero, c'è anche quello che magari vive da 40 anni in Italia ed è straniero, ma comunque è italiano in teoria. Quindi, se non voglio aprire il dibattito su questo, da parte, togliamo questa parte qua. Allora, chiudiamo questa parte. Comunque, per i cambiamenti che voglio portare sono questi: vuoi trattare dei temi comunque abbastanza seri, senza creare polemiche. Vedrò di introdurli alcuni man mano. Adesso quel gruppo LGBT si sta diventando LGBTQPHR, senza dire non lunghissimo perché comunque si sta allargando. E voglio dare comunque la mia visione perché sono una persona abbastanza aperta. Mi sono aperta anche al poliamorismo, non sono poliamorista, però posso magari ancora capirlo. Se le persone sono felici, per me possono fare quello che vogliono, l'importanza è che vada tutto bene per loro. Comunque ci saranno i cambiamenti, farò solo due video a settimana, ripeto. Il martedì e il giovedì, spesso in collaborazione con il mio ragazzo, o con altre persone in futuro se riuscirò, o con il mio ragazzo proprio all'interno, nel senso che ci sarò con lui, perché stiamo spesso insieme, quindi se riusciamo facciamo i video. E poi un'altra settimana, che è sempre il venerdì, con SARS MR, e spero un giorno di poter fare il video in collaborazione con la gemella Betta, un giorno se mai riusciremo a farlo insieme, cioè vogliamo farlo insieme, nel senso che o vado io da lei o lei da me, sperando di non prendere fuoco, farlo insieme e magari fare un video molto figo ASMR. Se riuscirò, voglio fare varie collaborazioni, che siano a distanza o insieme, vediamo un po'. E niente, quindi poi farò le live ovviamente quando sarò bene, perché ho dei problemi a fare le live perché devo avere o casa libera o le faccio nel bagno, perché è l'unico luogo dove non c'è casino, nessuno mi disturba, e in camera mia c'è un forno a microonde, quindi mi vedete grondare se faccio una live in camera mia. Penso che muoio, anche perché stanno su una sedia terribile, cioè se avessi casa libera lo farei sul divano, faccio live anche di 4 ore, sono comodissima. È tutto, fare una live in camera mia e si chiama La distruzione della schiena di Sara e anche del mio povero sedere. Quindi devo, anche perché non posso più mettere la luce, perché sennò penso che, a parte tutto, che brucia e sudo. Perché anche sui ventilatori la camera è piccola, è un forno per ora. Qui devo vedere come fare le live, dove fare le live, è un problema il fatto delle live. Quindi se mi chiedete, Red, perché non fai le live? Allora, su la parte di Sara Semmere non le faccio ancora perché non ho ancora tanti iscritti e non mi sento di farle ancora. Ci saranno, magari lo farò come speciale se arriverò ai 500 iscritti. Adesso sono arrivata a 250, qualcosa. Farò uno speciale, però le live ancora non le farò. C'è un modo per fare le live anche se non hai 1000 iscritti, lo so, però preferisco ora non farle, anche perché non ho tanta gente che mi segue.
e quindi preferisco ancora non fare live. Almeno in ASMR, perché voglio organizzarmi bene, la mia ruota di trigger non ruota ancora. E quindi voglio organizzarmi bene. Preferisco aspettare ancora un po' di salire, di essere un po' più alta, anche se comunque so che come tramite ho Red Princess, però comunque voglio aspettare. Cioè, è come se fossero due canali distinti per me, non rimarranno sempre. So che sfrutto questo mio canale per pubblicizzare anche Sala ASMR, ma se vedete gli iscritti non è che ne ho tanti quanti. Perché comunque non tutti amano l'ASMR, ho notato di avere molti iscritti che sono diversi, per quello poi sono salita in ambo due. Perché comunque di Sala ASMR ho degli iscritti che ho anche qua, però ho anche degli iscritti diversi in tutte e due, che cerco comunque di trasferirli, però non è che obbligo la gente a piacere in entrambi i canali. Però se vi fa piacere sotto c'è sempre il canale di Sala ASMR, se non sapete ancora dell'esistenza e non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Forse era meglio dirlo all'inizio del video, non adesso, però. E niente, questo è quello che è l'aggiornamento molto rapido, per il resto niente. Ci sono gli aggiornamenti e niente, ho anche un profilo Instagram per canale. Infatti ho Red Princess e Sala ASMR. Red Princess è il mio principale sempre, quello dove comunque posto anche la mia vita, perché se facevo dovevo farne un altro mi sparavo. Quindi ci ho voluto più Red Princess. Invece Sala ASMR lo uso più che altro per i video, queste cose qua. E niente, poi ho altri profili Instagram che uso per altre cose, ma questo è una cosa che non c'entra niente. Ho diversi gruppi che adesso sto sviluppando per aiutare youtuber emergenti e youtuber anche che già monetizzano, cosa che ancora non faccio purtroppo, non, me lo chiedete tutti, no, ancora non monetizzo, perché purtroppo mi mancano ancora un po' di ore, un bel po' di ore. Sì, e niente, quindi. Se volete contribuire comunque sempre al mio canale, sotto trovate la mia lista di desideri Amazon, che adesso c'è piena di robaccia, devo sistemarla. E sotto ancora c'è il mio link per le donazioni PayPal, caso mai volesse fare una donazione, non vi obbligo ovviamente, lo dico ogni volta perché sinceramente purtroppo mi devo comprare le luci, si stanno bruciando, se no me le comprerò io. Solo che andare ad Ikea in questo momento è difficile, a Torino. Comunque niente, questi sono i cambiamenti, gli orari rimarranno sempre gli stessi. 9:30 per Red Princess, per Sara Semer. Il problema è che purtroppo edito i video insieme a Chiara Semer, che io saluto, che è fantastica. Il problema è che mi oblivia perché ha 800.000 iscritti. E se esce il mio video, ovviamente vanno a vedere il suo, non il mio. Ovviamente, quindi devo giostrarmi un po' l'orario per avere poche visual. Niente, questi sono i cambiamenti. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, mi raccomando, non chiedetemele più, vi cancello addirittura i commenti direttamente. Piuttosto contattatemi nei social, ne parliamo, ne discutiamo, vediamo se riusciamo a poter fare una collaborazione, se no mi dispiace. Io, ripeto, non ho nemmeno 1500 iscritti, non so perché venite da me. So che facevo le sponsorizzazioni tempo fa, tanto non si vedono nulla, quasi. Cioè, sì. Qua che mi iscrivo passava a voi, ma fine della storia, cioè non è che salivate di miliardi di iscritti, punto. Quindi le sponsorizzazioni le faccio solo adesso, per ovvi motivi. Ok? Vi saluto, ci vediamo in un prossimo video.